sarei per una libertà di voto, non per una indicazione partitica, perché è un argomento delicato e mi sembra giusto che ognuno si esprima secondo le proprie convinzioni, non solo religiose, ma anche filosofiche, politiche e personali. La sua posizione? La vedrà in consiglio. Ci può dire la sua posizione? Cosa? Beh, la mia posizione, io, cioè, prima di tutto non so quali siano le competenze dei comuni in materia. Comunque, se vuole sapere la mia sul registro biologico, potrei benissimo essere d'accordo, perché anche se quella ritengo una cosa dettata molto dalla coscienza di ognuno. Sei informato per questa votazione, per questo... Ci troviamo adesso. Io voterò a favore, sì. Le ragioni sono, prima, sono d'accordo sui contenuti e sul principio di libertà che c'è di contenuto. Secondo, perché su quei contenuti e su quei principi si sono raccolte migliaia di firme che sono solo un piccolo campione di quello che in realtà la cittadinanza lecchese e direi italiana vuole. La mia posizione è una posizione che può essere ininfluente, perché sono esponente dell'UDC e quindi segretario cittadino e sono fuori dal Consiglio Comunale. Però è tutta settimana che come partito stiamo prendendo delle posizioni in merito a questa cosa, noi non siamo assolutamente d'accordo. L'onorevole Binetti ci appoggia pienamente su questa cosa, semplicemente perché c'è una legge a livello nazionale che sta per essere approvata e qualsiasi cosa viene fatto prima dell'approvazione di quella legge, secondo me, è tempo buttato via e comunque roba inutile. Io attenderei l'esito della legge a livello nazionale e poi vediamo, insomma, ma comunque noi siamo assolutamente contrari. Conferma la frase che ha detto, che quelli che hanno firmato la petizione sono stati circuiti dai... Non è che sono stati circuiti dal gruppo. Allora, firmare una petizione del genere eticamente è giusto. Cioè, allora, eticamente chiunque sarebbe favorevole. Però tenere in scacco un consiglio comunale per comunque un argomento, diciamo una cosa valida che è a favore della popolazione non solamente locale ma anche a favore della popolazione nazionale all'interno di un consiglio comunale che sai benissimo ha le mani legate su determinati argomenti, si poteva trovare una strada secondo me di dialogo differente rispetto a quella della presentazione di una petizione in un contesto difficile nel quale ci troviamo in questo momento. Poi a livello della petizione e la raccolta di firme sai benissimo che sono favorevole perché l'ho sottoscritta e l'ho sostenuta. Però da consigliere comunale, avendo un ruolo istituzionale, te la dico tranquillamente, cioè venire in consiglio comunale, presentare una petizione in un momento così difficile, arrivando a dire sì, ok, va bene, se non sosterrete la petizione, se non farete di qui di là, dichiareremo guerra comunque al consiglio comunale, cioè nel senso, ci avete anche ragione sinceramente, probabilmente no, probabilmente ti dico la verità, non da consigliere comunale, da persona esterna al consiglio comunale, quindi non avendo delle cariche istituzionali, non avendo tra virgolette dei limiti, probabilmente l'avrei anche sostenuta come battaglia, dall'interno è differente, cercherò di impegnarmi. Ha quindi dato una linea che andrà, non si è data libertà di coscienza? E... No, non è che non è data libertà di coscienza, cioè il PD... Cioè, tanto la sai meglio di me la storia, cioè in buona sostanza, cioè non è che il PD ti dà una linea da seguire o non ti dà una linea da seguire, ti fa agire secondo coscienza, però dal momento che si fa gruppo è anche giusto che si segua un'unità di gruppo e che ci si attenga a mantenere delle regole all'interno del consiglio comunale in momento nella fase di votazione. So che fa ridere come ragione. Fa ridere anche perché lei ha firmato, ha sostenuto, autenticato, poi ha detto che chi ha firmato è stato circuito. No, e poi... allora ragazzi, non è che l'affermazione è stato circuito è un'affermazione in qualche modo per andare a offendere la cittadinanza. In qualche modo è stato circuito perché sai benissimo, è come dire, ok, sono contrario alla guerra, ti firmano centinaia di milioni di persone, sei favorevole al testamento biologico, non tiri su 10.000 di firme, se rimanevate giù ancora 2 mesi, arrivavi a 10.000, ma lo sai benissimo che non è la sede per discutere di una cosa del genere. Ma gli altri comuni che hanno già accettato questo Gli altri strumento? Comuni hanno accettato, va bene, allora facciamo una cosa, diciamo, raggiungiamo un quorum, se tutti i comuni a livello nazionale riescono a raggiungere un obiettivo, poi si porta al nazionale, ma non può essere che il nazionale viaggia in una direzione
i comuni italiani una parte aderisce, una parte no, esce una legge che non è ancora uscita definitivamente e noi dobbiamo stare in consiglio comunale a discutere una cosa del genere. Cos'è il terzo consiglio che discutiamo più anche domani sera probabilmente? Secondo. È il secondo, ok? Cioè avete ragione, avete fatto una battaglia ottima, eticamente straordinaria, non fa una pecca, però per certi versi sinceramente è un po' illudere la popolazione che può essere raggiunto un obiettivo con degli strumenti che è lo strumento del Consiglio Comunale, quando invece non è propriamente così. L'orientamento del nostro gruppo credo che sia di mantenimento della libera coscienza di ogni consigliere. Se così fosse confermato, il mio voto sarà favorevole. Consigliere, consigliere, posso farle una domanda? No, non adesso, grazie. Sull'istituzione del registro del testamento biologico, cosa voterà? Non adesso, cosa voto lo dico il consiglio. La mia posizione è quella che abbiamo concordato all'interno del partito, di votare in maniera negativa sulla petizione e fare poi una controproposta che porteremo con tutta probabilità al prossimo consiglio o direttamente in giunta. Stasera vedrete. Alla lettera aperta ai consiglieri comunali chiediamo che vengano votate positivamente tutte e due, perché l'amministratore di sostegno, perché una non esclude l'altra. L'istituzione del registro dei testamenti biologici può essere integrata dalla proposta del Partito Democratico. Avete discusso anche di questo? Abbiamo discusso anche di questo, abbiamo fatto una lunga riflessione in merito e abbiamo valutato non accettabile la proposta della petizione per questioni prettamente giuridiche. Non ci sono riferimenti alla privacy, non ci sono riferimenti alle coperture anche di tipo economico, quindi così com'è non è sicuramente una petizione che noi come amministratori onestamente ci sentiamo di appoggiare. La nostra controproposta va invece nel merito di una soluzione che sia più aderente alle possibilità legislative vigenti e soprattutto che vada incontro anche ad una situazione economica per cui la copertura economica prevista sarà sicuramente più fattibile che non come dovrebbe essere con l'istituzione di registri veri e propri che sono invece sicuramente più impegnativi da questo punto di vista. Consigliere Palermo, ci può dare due risposte sull'istituzione registro? Non lo so davvero, non l'ho letto davvero. Non sto scherzando. Mi sembra una cosa molto corretta. Non mi sembra una cosa molto corretta nei confronti dei suoi elettori. Sapete già cosa faremo, ma anche perché. Insomma, poi non mi piace andare via di cola veramente, ma come si dice? Sapete già cosa faremo, giustamente. No, vieni che. Voterò no alla mozione di iniziativa pubblica, no, ma è un no motivato, nel senso che così com'è non ha risvolti pratici. Come gruppo PD abbiamo... Ma non ha risvolti pratici, secondo lei? Perché così, per come è solo e semplicemente attestazione che però poi non porterebbe a nulla, perché chi poi lo prende in carico? Nessuno. Prendiamo spunto e cerchiamo di rendere la partecipazione un qualcosa invece che ha risvolti pratici e concreti, sia per chi ha fatto l'iniziativa, sia per quelli che non hanno partecipato concretamente con la firma, ma che comunque su questa materia hanno interesse. Lei in campagna elettorale nel suo programma c'era l'istituzione del registro dei testamenti biologici, proprio come la proposta che viene portata in consiglio comunale oggi. Come mai non si è sentita la sua posizione forte nel cercare di spingere una maggioranza di cui fa parte all'approvazione oggi di questo registro dei testamenti biologici? Sì, è vera, la sua osservazione è vera e corretta. Nella campagna elettorale è questa, tanto è vero che nel PGS era mia intenzione, anzi è stata proposta anche l'istituzione di un registro comunale. In realtà l'aspetto poi, come ha detto anche il consigliere Venturini, di non riconoscimento giuridico per quanto riguarda questo aspetto, ha indotto ad una riflessione per quanto mi riguarda e a orientarmi su quello che, come si è detto poco fa, potrebbe essere il riconoscimento invece di un tutore legale delle volontà di fine vita, che hanno un altro aspetto e altro risvolto di tipo giuridico. Quindi io riconosco che all'interno delle linee
di presentazione dell'Italia dei Valori c'era questo, lo sottoscrivo, ne è stato, se ne è discusso anche in giunta, ancora prima che venissero fatte queste raccolte firme da parte vostra, alle quali io ho firmato. E dichiaro aperto il voto. Dichiaro chiusa la votazione. Abbiamo 39 votanti, 7 voti favorevoli, 28